Buongiorno a tutti camminatori, sono ai piedi della Marzola con il mio furgone. Questo perché ieri ho avuto un'interessantissima riunione con un'azienda super figa di cui non posso ancora farvi il nome. Ne ho approfittato per testare il setup notte del furgone, alti e bassi. Farò poi un video tutto dedicato alle mie prime notti nel furgone, sto documentando tutto. E ho detto, perché sprecare l'occasione di essere qua a Trento, vado su in cima alla Marzola. Sto partendo vicino al rifugio sopra, non mi ricordo il nome, adesso apparirà qua. E ovviamente non sono bravo come Seba, che se la fa da casa sua, che è decisamente più giù. Ma io ho poco tempo, è tardissimo, ci ho messo 30 anni a prepararmi. Sono le 10.45, quindi è ora di partire. Però ad essere sincero ho qualche problema. Adesso ve li dico. Problema: si può dire che sia da settembre, agosto, che non faccio un trekking da solo. Questa è la prima volta che vado a camminare da solo da quasi 6 mesi. Sono arrugginito, a dire poco, nel senso che sento di aver perso tutta quel spirito d'adattamento che mi contraddistingueva un po' per il fatto di potermi arrangiare per i cavoli miei, fare i trekking da solo. Mi sembra di ripartire da zero in questo momento. Questo vuol dire anche, come potete sentire dal mio fiatone, che ho perso completamente il mio passo personale. Non so più quale sia il mio passo. Mi sono perduto. Non so più chi sono. Benvenuti al rifugio Maranza. Un po' triste, effettivamente, vedere che non c'è nessuno. E mentre valuto la situazione neve, dato che ho le Ultra Raptor non in Gore-Tex, ma situazione neve sembra buona per adesso, al massimo, rega, torno indietro. Chi è che mi obbliga ad arrivare in cima? Ah, voi forse. E l'altro problema morale, etico, diciamo, che mi ha attanagliato queste settimane, o forse anche in questi mesi, è il seguente. Scusate un attimo, fermi tutti, prima di dirvi il mio problema etico morale importantissimo. Ho appena guardato Windymap e dal parcheggio giù dove ho parcheggiato ho fatto 550 metri di salita in 1 ora 3 km. Non me l'aspettavo minimamente, mi sembrava di essere una lumaca atomica. Vabbè, voi adesso mi direte, no, io in un'ora faccio 1000 metri. Shh. Io sono un camminatore di pianura, questo per me è un grande risultato. Allora, il mio dilemma morale etico è questo. Io sono guida ambientale, sono partita IVA, sono youtuber e per lavoro posso muovermi a fare video, a fare trekking, a preparare escursioni, a fare sopralluoghi. Ma perché non l'ho fatto? Perché dentro di me ci sono queste due parti, una parte di me che dice Ale, puoi farlo per lavoro, l'altra parte che dice Ale, ma se puoi fare video dai il cattivo esempio. E questa cosa mi dispiace un sacco, non riuscire a decidere, cioè in realtà adesso si può dire che mi sia deciso perché mi trovo qua, ma se non avessi avuto la riunione ieri non sarei venuto qua apposta per fare un sopralluogo alla Marzola. La situazione, diciamo che è giunta a un culmine di frustrazione, tristezza, un po' di depressione. La settimana scorsa, per 2 giorni, sono stato veramente abbattutissimo per il fatto che la Romagna, l'Emilia Romagna, sarebbe entrata in zona rossa. Mi ero gasato, mi ero detto, va bene, se le regioni sono gialle arancioni, provo ad andare a fare un trekking. Provo ad andare a fare un trekking di qualche giorno, non vi dico cosa perché non vi faccio spoiler. La Romagna è diventata rossa e tutto il mio piano mi è crollato addosso. Mi sono detto,
Ma quando è che potrò tornare a fare trekking? Boh, sinceramente non so neanche perché vi sto raccontando queste cose qui. Forse, cioè, in realtà lo so. È perché in realtà fondamentalmente sotto sotto desidero una vostra approvazione. Dire vai, muoviti, vai a fare trekking, noi non possiamo, vogliamo vedere i tuoi video. Ma al contempo ho la paura che mi diciate sei un coglione, cosa ti muovi per fare video? E quindi niente, mi trovo in questo impasse dal quale non so bene come uscire, perché come vi ho detto, se non fossi dovuto venire qua per lavoro, per altro lavoro, sentivo giusto? Sì, difficilmente sarei venuto a fare un sopralluogo qua in Trentino, anche se, madonna, sono ammaliato, sono veramente rapito dal paesaggio, anche mentre guidavo, cosa che non si fa, guardavo un po' troppo il paesaggio. Raga, fermi tutti, non so se lo vedete, ma forse lo vedete. È la neve che si sta sciogliendo. La nostra amica neve se n'è andata tutta. In realtà parlavi di sta cosa, mi ha tolto veramente, veramente un gran peso. Il punto è che voglio continuare a darvi il buon esempio su come si va in montagna, su come bisogna comportarsi, su come stare nella natura. Il problema è che se non vado in giro non posso farlo. Ed è il mio lavoro, quindi devo mettermi in testa che posso farlo, ovviamente, però rispettando delle regole che mi sono dato in questo caso e che mi darò. Niente ragazzuoli, un attimo prima di dirvi il decalogo, mi sa che sulla cima dell'Amazzonia non c'è, io sono a 50 metri dalla cima, ma il sentiero è super mega polveroso, non c'è più traccia, quindi bisognerebbe fare il giro, passare dal bivacco. Ma che figata ragazzi, bellissimo, che bomba, wow, cima dell'Amazzonia, ci sei da qui? Adesso vedo, magari poi riesco ad arrivarci veramente. La peppona! Wow! Pazzesco! Ma dove sono finito? Dana mi cappotto! Assurdo! Raga, ma va benissimo anche solo arrivare qui. Chi se ne frega di arrivare in cima? Wow! Ah. Le regole che mi darò finché non potrò portarvi a camminare saranno le seguenti. Camminare da solo. Dormire prevalentemente in tenda. Anzi, cercare di dormire solo in tenda. Non accettare ospitalità, non accettare passaggi. Cosa che purtroppo mi piace molto, ma che mi sembra il caso di non fare. Per questo infatti ho il furgone camperizzato, in questo modo posso muovermi senza dover chiedere ospitalità a amici, conoscenti oppure a voi, come è successo qualche volta. Come ho detto, se faccio un trekking di più giorni, dormire solamente in tenda e cercare di non stare all'interno dei paesi, quindi passo in mezzo al paese, faccio la spesa, compro da mangiare e me ne vado. Non mangio nei ristoranti, mi fermo a dormire in paese, non interagisco con la gente, quindi distanziamento, mascherina e stare per i cavoli miei. Altre regole che mi darò saranno cercare di prendere i mezzi pubblici il meno possibile, a meno che non sia strettamente necessario, come per esempio se faccio un trekking di più giorni, tornare a casa mi toccherebbe di prendere un treno, ma limitare al massimo i mezzi pubblici, quindi l'interazione con la gente, cioè cercare di venire a contatto con meno persone possibili. Gran parte dell'ispirazione di questa lista l'ho presa dal video di Jupiter che andrà a fare l'Arizona Trail a breve, e ovviamente tutte queste regole sono applicabili a me che posso muovermi per lavoro, come vi ho spiegato, e ci tengo a dire che non voglio fare video, non voglio raccontarvi i miei trekking per farvi rosicare, voi non potete farlo, io posso farlo. Voglio che sia un modo per darvi la possibilità comunque di viaggiare in un certo modo anche se non potete. Voglio che questo rimettermi in movimento sia anche un modo per scoprire nuovi percorsi dove poi, quando sarà possibile, potrò portarvi, che è la cosa principale. Mi manca tantissimo poter fare trekking guidati con voi, più tempo passa dal momento in cui ne ho fatti al momento in cui ne farò, vorrei dire sempre più paura per me, perché penso di non essere in grado.
vado, come avevo paura di non essere in grado di fare sto trekking giornaliero, o comunque come avrò paura di non essere in grado di fare un trekking di più giorni nel momento in cui mi appresterò a farlo. Quindi devo rimanere in movimento, altrimenti inizio a stagnare. La camperizzazione è quasi finita, anche da quel punto di vista i video, ho molte idee di video da fare, però chiaramente il core di questo canale sono comunque i trekking, sono comunque le avventure, i percorsi che vi ho raccontato e che vi ho magari invogliato a fare, che poi voi avete fatto. Quindi è il momento di scendere, cazzo. Come di voi si chiederanno, ma perché non sei arrivato in cima? Intanto si sta facendo tardi e io voglio tornare a mia casa prima del coprifuoco. Secondo luogo, questo trekking, forse come avete capito, poteva essere fatto dappertutto. L'importante non era la Marzola, l'importante era togliermi questo peso e riuscire a prendere una decisione e soprattutto condividerla con voi, che era la cosa veramente a cui tenevo di più in assoluto. Quindi niente, ditemi cosa ne pensate, scrivete nei commenti qualcosa. Se dovete scrivere qualche insulto, evitate per favore, altrimenti vi mangio. Ah! Raga, la neve, l'acqua, non c'è più niente. Ho finito la parte nevosa, che era quella più difficile, più pericolosa anche, perché rischiavo di scivolare quasi ad ogni passo, ma ce l'ho fatta, devo dire. Quindi adesso vado al furgone e poi vi saluto. Eccomi tornato al mio furgone, sì! Ciao gente, grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo col prossimo episodio di, non so, camperizzazione e altre cose. Ho avuto un sacco di idee, video pazzesche facendo sto giro. L'importante è essermi rimesso in moto, quindi grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!